Erasmo. Ora diamo la parola a Ibrahima Nian, segretario generale di Brescia, ricordandovi che mentre intervenite c'è anche la traduzione in simultanea per i nostri gentili ospiti stranieri, quindi troppo veloce è complicato. Ringrazio i compagni e le compagne e permettetemi prima di ringraziare sicuramente quelli che hanno organizzato tutto l'evento del congresso, perché non è così semplice, perché tutti noi abbiamo fatto i congressi e sappiamo la macchina organizzativa che c'è dietro. Permettetemi di fare la stessa cosa che ho fatto anche nell'ultimo congresso, dicendo ai compagni una cosa che mi secca tutte le volte, perché quando interviene il segretario generale tutti presenti, ma ieri siamo stati davvero meno diplomatico rispetto agli altri segretari delle altre confederazioni che erano qui presenti con noi. Perché guardate, quando si fa la relazione gli altri sono invitati, bisogna lasciarle anche la possibilità di poter intervenire e ascoltarli con serenità. E ci hanno consentito ieri, qui hanno consentito anche Alessandro di lanciare l'iniziativa unitaria per la categoria, e non è di poco conto sapendo oggi che l'unità sindacale è sempre un problema. Quindi ieri davvero siamo stati davvero molto scortesi nei confronti loro. Chiuso questa parentesi, la relazione di Alessandro ieri ha toccato tanti punti sulla quale sul merito mi trovo d'accordo, soprattutto sulla parte che riguarda gli infortuni, la parte che riguarda il risanamento, le percentuali sulle donne, la riorganizzazione e il tesseramento. Quindi sul merito davvero un complimento. Però guardate che noi stiamo attraversando un contesto politico molto problematico che sicuramente non lascia tranquillo il sindacato. Perché guardate che la politica negli ultimi anni, perché noi nell'ultimo congresso avevamo detto la crisi non la paghiamo noi, e se lo ricordiamo, e purtroppo posso dire che davvero l'abbiamo pagato. E guardate che le politiche fatte negli ultimi anni non si hanno lasciato neanche scampo, perché ha portato un impoverimento della popolazione, e questo sicuramente fa nascere anche il populismo. Sulla questione dell'Europa, sulla quale oggi anche il nostro sindacato non può guardare dall'altra parte, perché voi sapete che i balcanici hanno sempre avuto aiuti da parte della comunità europea e oggi chiudono le frontiere per non avere nessun immigrato in casa loro, come dicono. E tra l'altro ospitano anche le delocalizzazioni, mettendo in crisi le nostre aziende. Sulla quale oggi, verso le elezioni europee, il nostro sindacato deve avere le sue idee e dirle con franchezza. Sull'immigrazione, io penso che oggi anche noi tutti, la politica del governo, ma anche dei governi europei, noi non siamo d'accordo e li stiamo dicendo. Però attenzione, quando si vendono le armi, quando gli accordi lo fai nella comunità europea verso i paesi africani e non li garantisce neanche rendite, lo spostamento della guerra fredda tra la Siria e gli Stati Uniti in Siria, tutto questo non può lasciare neanche l'Europa tranquilla, perché quelle persone dopo devono fuggire dalla guerra e venire qui. E le politiche anche del governo precedente sul decreto sicurezza e Minniti, sul Jobs Act, sulle pensioni, anche se noi siamo riusciti sulle pensioni a trovare una interlocuzione, perché in campagna elettorale, voi lo sapete, chi ha fatto le assemblee nelle fabbriche ha visto i lavoratori tante volte dire che voi sindacato non avete fatto nulla, ma quando si faceva anche i scioperi e le manifestazioni non hanno mai aderito, magari non partecipavano neanche alle manifestazioni, però comunque una interlocuzione con il governo l'abbiamo fatta. E ogni tanto bisogna dirglielo quando si dicono voi non avete fatto nulla, e quando tu gli punti il dito dicendo tu cosa hai fatto. Quando c'è stata la manifestazione nei vari, durante il freddo dicembre dell'anno scorso, era il 2 di dicembre, quei lavoratori dove erano? Perché tantissimi non hanno neanche partecipato. E ogni tanto bisogna ricordarglielo, perché tante volte lo dicono. E chi faceva campagna elettorale sulle pensioni dicendo che si cancellava la Fornero, noi abbiamo assistito che oggi non parla più della cancellazione della Fornero, ma di riforma o di piconata della Fornero. Quindi queste cose oggi noi dobbiamo avere il coraggio di dirlo ai lavoratori, di dire guardate la risposta. Perché se la risposta del governo è la quota 100, e la quota 100 dovrà togliere tutto, l'APE sociale, il lavoro precoce, i 41 anni,
tutto quello che siamo riusciti a portare a casa con le due discussioni che abbiamo avuto con il governo, fase 1 e fase 2, non dobbiamo noi ritornare a difendere la Fornero, perché si devono cancellare anche questo, qualche problema c'è, perché tutti quei lavoratori che a 14 anni hanno iniziato a lavorare, che oggi hanno 57 anni e non hanno maturato i contributi, cosa faranno? E allora il governo che hanno votato, perché quei lavoratori non è che hanno votato il governo di centro-sinistra o magari il governo di sinistra, hanno votato Lega o Movimento 5 Stelle, compresi i nostri delegati, non bisogna nascondere. Allora a questo punto bisogna metterli alla prova. Dopo il 4 di marzo avete visto anche il governo che è nato sul flat tax, anche lì, perché io dico, noi oggi per non rischiare quello che è accaduto a tutti i movimenti di sinistra o magari anche i partiti, noi sindacato dobbiamo tornare ai lavoratori e rimanere sul merito, ma non un giudizio sul governo, ma sui provvedimenti che il governo applica, perché guardate che il flat tax, quando lo spiega ai lavoratori, che il 15% lo danno agli artigiani, soprattutto edili che magari dichiaravano meno reddito, dichiaravano in cassa edile 80-100 ore e non hanno pagato i contributi, oggi riescono ad avere la pace fiscale. Penso che i lavoratori devono incazzarsi anche su questo, perché altrimenti c'è qualcosa che non torna. Quindi sull'equità dobbiamo puntare il dito. Reddito di cittadinanza, ma anche la pensione di cittadinanza, perché il governo va messo in difficoltà su questo. Perché quando tu hai versato 40 anni e che oggi magari ti dicono quota 100, 62, 38 e vai in pensione perdendo il 20%, e chi magari ha versato 10 anni prende 780 euro, che è qualcosa che non funziona in questo paese. E com'è che quelle cose lì non funzionano? Penso che l'equità va richiesto e lo dobbiamo richiedere con i nostri lavoratori, rimanendo sul merito, e le nostre proposte su questo dovrà essere sempre lì. La cura del territorio noi l'abbiamo portata anche a casa sul piano del lavoro, quindi noi abbiamo fatto, abbiamo proposto, abbiamo elaborato, e queste cose non vanno disperse. E gli accordi per me riguarda, noi abbiamo firmato dei buoni contratti, però fermiamoci un attimino sul contratto anche dell'edilizia. Abbiamo firmato un buon contratto sull'intento, ma l'applicazione sta diventando un problema, perché oggi penso che su questo sì noi non andiamo avanti a incalzare. Ha fatto bene Alessandro ieri a incalzare anche l'ANCE dicendogli portatelo avanti e noi vi sosteniamo, ma la risposta degli artigiani è stata altrettanto cattiva, penso, una risposta così. A questo punto penso che sono loro che si sono sfilati al tavolo, perché noi avevamo cercato di fare il contratto unico con tutti e si sono sfilati, quindi oggi non possono venire qua a darsi delle lezioni, e su questo penso che avrai modo anche di dirglielo. Quindi ritorno su altre cose, sulle nostre proposte, sull'Europa, sul lavoro, sul fisco, sull'evasione fiscale, sui diritti, sulle pensioni, sui morti sul lavoro, e penso che anche ieri sulla relazione Alessandro l'ha citato bene, e che penso che questo noi dobbiamo portarlo avanti. Lo diceva la Katia nel suo intervento sui tanti infortuni che sono successi in Lombardia, uno purtroppo era anche a Brescia nell'area di Martinelli, che è stato scacciato da una lastra del marmo, e vedendo questa situazione ti viene l'incazzatura. E l'intervento anche del giornalista di Napoli che è intervenuto prima con la canzone, si chiama tutti per poterlo portare avanti, ma davvero molto deciso, perché questo non sono più morti sul lavoro, ma sono davvero omicidi sul lavoro, quindi bisogna portarlo avanti. Una cosa che sulla quale chiudo, perché i 10 minuti valgono per tutti, l'ultimo pezzo sulla relazione. Io sono abituato che quando parlo, lo dicevo sempre, io non ho il metodo Comotti, lo sa Alessandro, non sono così diplomatico, quando devo schierarmi mi schiero, quando devo dire le cose le dico a viso aperto, perché per me questo è il bene del nostro sindacato. Quando io ho un'idea diversa lo dico. Il nostro congresso è un congresso molto importante. Noi abbiamo una categoria anche molto importante, perché l'ho detto prima nella premessa del mio intervento sulla relazione di Alessandro sul merito, le cose che abbiamo fatto come organizzazione, perché lo diceva bene anche Alessandro ieri, abbiamo, perché questo è un lavoro complessivo che abbiamo fatto tutti insieme. Però penso che oggi siamo arrivati a un punto, perché quando si fanno i congressi sono anche i documenti, ma prima dei documenti c'è anche un passaggio preliminare, che oggi se lo mettiamo in discussione c'è qualcosa che non funziona, perché noi abbiamo assistito a tante fasi del nostro sindacato, abbiamo avuto tanti correnti nel sindacato, abbiamo avuto essere nel sindacato, abbiamo avuto tanti, ognuno di noi ha scritto di tutto, ne abbiamo detto di tutto. Il mio giudizio però sui compagni non lo faccio su quello che hanno fatto sul passato, perché noi abbiamo organizzato oggi un lavoro fatto bene,
cito il lavoro fatto sui voucher, sul piano del lavoro, sugli appalti, sul referendum, sulla campagna ascolto, i criteri, il rinnovamento, la contrattazione, il rapporto tra categorie e confederazioni, l'unità sindacale, che non sono d'accordo con Alessandro che dice che qualcuno lo scopre nella virata o l'ultimo turno, perché l'unità sindacale si costruisce su ogni rapporto che c'è. E penso che fare un'unità sindacale, per esempio, su Melfi o magari su Pomigliano non era così semplice. Non era neanche semplice con noi quando avevamo il contratto dell'edilizia, quando Filca aveva già mollato sul welfare e non avevamo mollato sul welfare. Quando la FENA l'ha mollato su un altro punto o volevano mollare, ma noi non abbiamo mollato, abbiamo tenuto bene. Questo per me è l'unità sindacale, non qualcosa che si scopre all'ultima virata. E la posizione... E su questo, come Alessandro è tante volte molto anche esplicita e sottile, quando uno mi dice, guardate, che noi non siamo nemici, chiaro che non ci sono, deve essere tifoserie anche, però penso che anche la scelta, Alessandro, delle delegazioni, degli interventi e della presidenza lascia anche dei segni, sulla quale ci sta anche un'organizzazione molto pragmatica. E sì, la fila è oggi, si schiera, perché io l'ho detto così, il mio punto di vista. Sì, la Confederazione ha fatto tutto questo lavoro per arrivare al documento unitario. Il lavoro fatto, e questo è il faro di chi diventerà segretario generale della CGIL, dovrà applicare quel modello lì che siamo discussi tutti. Oggi il nome non deve essere un problema. E sì, la proposta della Susanna Camusso cade su Landini. Allora, sì, noi non siamo d'accordo sulla proposta di Landini, e Alessandro non era neanche d'accordo, l'ha esplicitata anche nel direttivo, e fortunatamente sono arrivata a un documento unitario o un ordine del giorno unitario sulla quale si riconosce la correttezza del percorso. E un nome c'è. Sì, noi non siamo d'accordo sul nome. Si dice, io non sono d'accordo sul nome di Landini. È una proposta alternativa, perché altrimenti ci prendiamo in giro. Come che nessuno è nato ieri? Sì, la proposta lì non va bene. Si dice non va bene e non lo sosteniamo e abbiamo una candidatura alternativa, si dica. Perché questo aiuta tutti a liberarsi e dire come lo pensiamo. Come che io sono d'accordo sulla proposta di Landini e non ho problemi a dirla, perché non stiamo parlando di un solo uomo al comando. Anche la sintesi ieri che ha fatto Alessandro Genovesi sulla partita, consentitemi di dirla e chiudo sui 10 minuti, quello che diceva ieri su aver vinto con un ordine, una flotta molto ordinata, con 20 ammiragli, noi ce l'abbiamo anche noi, e questo è l'ascolto e tutti quelli che hanno lavorato sul documento, perché altrimenti davvero riduciamo il discorso a delle battute sottili, ma oggi quella proposta lì c'è in campo. E sì, noi non siamo d'accordo, diciamo, noi non siamo d'accordo su questo, è legittimo, e penso che anche l'ordine del giorno votato dall'ultimo direttivo nazionale l'ha detto. Dopodiché, se io non sono d'accordo su una cosa, vuol dire che ho l'alternativa. E non sono d'accordo quando si chiede ancora l'unità. L'unità a cosa? L'unità è il percorso fatto negli ultimi anni, che ha chiuso, sancito tutto con un documento, e su quello abbiamo fatto il 97% ha votato, e il 90% lì non lo possiamo buttare. Quindi io su questo pensavo davvero, Alessandro, come ci conosciamo, e te l'ho detto anche al regionale Lombardo, te lo dico qui, mi auguro che altri compagni che intervengono diranno la stessa cosa o dicono anche il loro punto di vista, così siamo chiari fin dall'inizio.